Sì, a tutti gli effetti una rinascita. Infatti, ho detto, devo la vita a questa cosa qua, a loro, tutte le equipe che ha lavorato, perché per me è veramente. Sto metabolizzando adesso di quello che mi sta succedendo di positivo. Cristiano Pagnuco è il primo trapiantato in Veneto di cellule pancreatiche. Il signor Cristiano combatte con il diabete di tipo 1 da quando ha 20 anni. Ora, grazie all'operazione realizzata a Padova, comincia una nuova vita. L'azienda ospedaliera di Padova è il secondo centro in Italia specializzato in questo tipo di trapianti. Un risultato importante ottenuto dopo il percorso di certificazione da parte del Centro Nazionale Trapianti ed inserimento nel compendio europeo dell'Istituto dei Tessuti. Qui a Padova è stato fatto il primo trapianto di insule del Veneto, non è certo il primo del mondo, non è il primo in Italia, perché in Italia già in Lombardia da diversi anni si fanno, ma per noi significa moltissimo, perché ha comportato molto lavoro. Ci siamo preparati per 4 anni per riuscire ad arrivare a questo obiettivo perché non abbiamo soltanto iniettato delle cellule a un paziente, abbiamo messo a punto un laboratorio che è in grado di processarle secondo i migliori standard di qualità e sono stati certificati e come avete visto in tempo di record dal 18 di ottobre al 31 di ottobre quando è avvenuta la segnalazione del donatore ci siamo fatti trovare pronti per fare la parte di processazione in questo speciale laboratorio. Dopo il primo caso, lo scorso 2 novembre, l'azienda ospedaliera si è apprestata a prendere in carico altri 5 pazienti. I restanti 47 sono sottoposti ad una fase di studio per verificare che vi siano le condizioni per poter procedere con il trapianto. Sì, abbiamo realizzato quel percorso che avevamo ipotizzato nel 2020, è un percorso che appunto si è realizzato dopo 3 anni, ma sono 3 anni di percorso amministrativi, di percorsi appunto di accreditamento e appunto il 2 novembre fare il primo trapianto di cellule pancreatiche è sicuramente stato un grande successo e il raggiungimento di un grande obiettivo per Padova.